Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saintro 1. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata dove il nostro personaggio continua a girare la pistola. Ci siamo lasciati le scorse puntate che stiamo continuando le missioni dei King e ho deciso di finirle fino a dove possibile, ovviamente, così da completare una sola fazione per volta. E come potete vedere dall'indicatore là sopra, ho ottenuto un sacco di punti di rispetto facendo una cosa molto semplice. E oltre ai punti di rispetto ho ottenuto anche un'altra cosa: lo sprint infinito, che, beh, può essere molto utile, soprattutto a inizio gioco, secondo me. Per ottenere punti rispetto e lo sprint infinito ho semplicemente fatto questo. Sono andato a fare tutti i tag, ovvero tutti quanti i graffiti, gli ho spruzzato sopra il logo dei Saints. E beh, come premio avere lo sprint infinito ci sta, ci sta. E ora iniziamo una nuova missione. Pronti a incastrare? Dex, don't worry, I have a plan. Johnny, your idea of a plan is taking the biggest hammer you can find and beh, smashing è così che lavora Johnny, no? That sounds like a plan to me. Yeah, a shitty one is your whack. Che tra l'altro c'è il tutore, ma che figata! Oh, fuck you. Next time in qualsiasi altro gioco, sì, mi hanno sparato, amen, chi se ne frega. No, seriously. Fuck you. Look, I worked out a plan that will hurt the kings and put minimum risk on you. How much murdering do I get to do? None. Your plan blows. Allora vaffanculo. Obviously got something going on with the police. I'll figure. E questo è vero, ogni volta che c'erano i King in giro non succedeva mai nulla. If we can turn the public's eye to the Kings, then the police won't have a choice but to come down. Beh, questo è sicuramente un ottimo piano. So we go and do some damage. Ma io dove sono? The BKs get blamed. Put these on. I'm yellow enough as it is, Dex. Just put the damn shirt on. Fine. Aspetta. Ah, ecco dove sono. Ma scusami un attimo. Johnny intendeva non sono abbastanza cinese e non sono abbastanza giallo perché è cinese. Ok, allora fermati. Ok. No, via sta musica di merda. Ma vorrei investire qualcuno, non lo so, ecco. Un poliziotto va benissimo. Un poliziotto va più che... Vieni qua. Ecco fatto. Prendersela con un poliziotto porta sempre notorietà. Forza, forza, ho bisogno di altra gente. Aspetta, so io come aumentare, forse. So io come aumentare la nostra notorietà. Ah, ecco appunto. Stavo giusto dicendo. Vieni qua. Oh, un altro poliziotto bello investito. Volevo andare a derubare un negozio io. Ecco fatto. Così si lavora. Ehi, 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 calmati. Non fatevi investire che sicuramente la missione mi fallisce così. Ma dove sono tutti i poliziotti quando servono? Eccoci qua. Dai. Forza. Dammi tutti i soldi. Dammi tutti i soldi che questa è una rapina che devo aumentare la mia notorietà. Forza, forza. E anche prendere un po' di soldi extra, già che siamo qui. Dai, forza. Grazie. E niente, non aumenta, non parte l'allarme, che palle. Ma dov'è tutta la polizia? Scusa. Quando ne hai bisogno non c'è mai. Cos'è, nei giorni di pioggia la polizia non viene fuori? Non vedo gente, non vedo poliziotti. Non c'è un cazzo di nessuno oggi. Oh, aspetta, due poliziotti. Vieni qua. Oh, e finalmente. Dov'è l'altro? Morto sul colpo, bravissimo. Oh. Però con così poca polizia dove cavolo devo andare io? L'indicatore si abbassa più di quanto io riesca a caricarlo. Sai cosa dovrei fare, magari? Dovrei iniziare a lanciare qualche granata. Magari con qualche granata in giro, facendo saltare in aria qualche macchina. Ecco fatto. Oh, e dai.
Finalmente un po' di riprese. Johnny, vieni con me, per favore. Ma forse vuoi vedere che io dovevo venire proprio in questo quartiere per far sì che la missione andasse bene? Eppure non era segnalato. Che stronzata. Ok, primo negozio da svaligiare. Aspetta che non ho munizioni. Ecco fatto. Aiuto. Aspetta. Ecco fatto. Aumentiamo la nostra notorietà. Dove sei? Barbiere? Devo ucciderti? Sì, devo ucciderti. Perfetto, pensavo di doverti rapinare. Prossimo negozio. Aspetta che faccio subito. Ecco fatto. Dove sono? Ecco fatto. Torna su, Johnny. E prendiamoci la macchina, così ce ne andiamo. Ma porca puttana. Johnny, sali su sta macchina, per favore. Ecco fatto. Dove sei? Johnny, andiamo. Eccoci arrivati. Let's hit that ramp and knock those pins out. Aspetta, aspetta, eh. Dammi un secondo. La SWAT. Che così mi metto in posizione. No! Se l'ho presi? Sì, li ho presi. Perfetto. Don't fuck with the fight skins. Don't fight. Yo, one more thing. Let's find a bulldozer. There's something I'm just. Un bulldozer? Va bene, andiamo a prendere un bulldozer, Johnny. Guarda, le tue idee sono sempre strane, ma funzionano continuamente, quindi. Ascolta. Minchia. Oh, calmi. Calmi tutti, che qua sta laggando e ho trovato un CD. Vieni, Johnny. I'm getting real sick of hearing news run his mouth. Sì. Ah, ok, Johnny se n'è andato. Non riesco a muovermi. C'è una macchina sotto. Non riesco a muovermi. Johnny, ti devi levare dalle palle. What are you doing? Cercare di fare manovre, ecco cosa stavo cercando di fare, Johnny. Ma ti levi dalle palle? No! Nonno! Nonno Nanni! Vai, buttatemi giù! Buttatemi giù, bravi! E ora devo rifarmi tutta la strada. Spero che non scoppi il bulldozer prima che arrivo là. Mamma mia, che casino, neanche quando mi divertivo con San Andreas. Con calma tutti, che ci devo arrivare. Ci devo arrivare alla statua, datemi un secondo. Eccomi che arrivo. Sto arrivando. No, merda. Vi dovete levare tutti dalle palle. Non riesco a fare manovre con sto bulldozer. Ok, la statua è andata. Non nel modo in cui probabilmente voleva il gioco, ma. Don't worry about it. Look, if it was one of mine, I'll take care of it. But I'm telling you, I don't care what colors they was wearing. It was that crew from Saints Row I was telling you about. No, intenzione di scusarmi. I will. Tell your wife I said hello. Goodbye, Alderman. Duh. Great. Now we got your crack-ass friends tripping. Like I said, fucking with City Hall is a waste of time. Wrong. Working with them is what gives us power. Yo, beh, fuck vero. That. This is what gives us power. Get the fuck out of my office. Vaffanculo. Third Street Vice King. Va bene. Là, $2,000 al giorno. Ci sta. Nuove missioni disponibili.
Io ora però voglio salvarmi sto bulldozer dentro il mio garage. Dov'è casa mia? È qua in fondo. Va bene. Il punto è, ci starà? Lo spero. Spero che non esploda prima che arrivo a casa. Eccomi arrivato. Non ci entrerà mai, ma proprio zero. Non si apre neanche la porta. Forse c'è qualche metodo. Tipo in GTA c'era un metodo per far aprire il garage e queste stronzate qua. Vabbè, non aspetta. Proviamo così. Provo l'ultima spiaggia. Ci butto dentro una macchina brutta. Salgo qua sopra e provo ad entrarci. No, direi che non ha funzionato. Vabbè, peccato. Niente bulldozer nella nostra collezione. Ritiriamo i soldi di oggi. $1200. E quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.